chi non deve parlare tanto. Purtroppo. Gesù e gettarli i loro mantelli sul culetto.
avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicina alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Solo un brevissimo pensiero di augurio, ma anche di introduzione a questa settimana santa. Voi già capite, perché conosciamo dall'infanzia, l'importanza di questo giorno e di questa settimana. Ci avviciniamo a grandi passi per accompagnare Gesù nei misteri del suo amore, nella donazione dell'Eucaristia, nel precetto dell'amore, nel sacrificio della croce. Lo accompagneremo al sepolcro e ritornando a quel sepolcro la mattina di Pasqua lo troveremo morto perché Cristo è risorto. Io oggi vorrei farvi questa riflessione. Abitualmente diciamo cielo d'olivo è segno di pace, perché ci ricorda, vedranno portato nel tempo, da quella colomba al tempo del diluvio universale, al tempo di Noè. Fu il segno che c'era una vita, c'era una realtà che il Signore ci stava ridonando. E questo segno che non ci scambiamo anche in segno di pace, sia davvero un segno di pace. Che anche attraverso questo vivo possiamo superare le divisioni, le fazioni, gli antagonismi. Fratelli, quello che ci domina è che siamo figli di Dio tutti, ma siamo gli uni contro gli altri armati. Alle volte per piccolezze, per sciocchezze, portiamo rancore per anni e anni e anni, all'interno delle stesse famiglie, all'interno di un palazzo, all'interno di un rione. Capri non è una grande città da milioni di abitanti. Capri è una città difficile sotto questo aspetto. E quando arriveranno i turisti, perché ne arriveranno anche quest'anno, che possono trovare una città pacificata, serena, che possono trovare delle persone serene, che hanno il culto dell'accoglienza e hanno il culto della fraternità. Vogliamoci bene, fratelli, questa è la vera Pasqua. Scambiarsi un panettone, una colomba, un uovo di Pasqua è una cosa sciocca, marginale. L'importante è scambiarci questo impegno già da stamattina. Noi ci vogliamo più bene di prima. Auguri. Adesso passerò con l'acqua benedetta in mezzo a voi, se mi fate un piccolo corridoio. Grazie. Thank you.